Il tribunale di Forlì, attraverso il giudice per le indagini preliminari, ha acquisito ulteriore materiale riguardante la scomparsa di Cristina Golinucci. In particolare, ha preso in considerazione la raccolta firme, che conta oltre 40.000 cittadini, i quali chiedono che il caso non venga archiviato. A dichiararlo sono Marisa Degli Angeli, madre di Cristina Golinucci, la 21enne scomparsa a Cesena, il 1 settembre del 1992 e mai ritrovata, e la sua legale, Barbara Iannuccelli, al termine dell'udienza in tribunale sulla richiesta di archiviazione formulata dalla Procura nell'ambito della 10ª inchiesta aperta sul caso. «Abbiamo percepito, spiega la legale, un ambiente non ostile in tribunale. La decisione ci sarà notificata a breve tramite PEC. Confidiamo in un responso a noi favorevole». Va premesso che la richiesta di archiviazione era stata formulata dal pubblico ministero per motivi tecnici, come impone l'ordinamento giuridico, poiché in 2 anni il periodo massimo concesso alle indagini non hanno portato a sviluppi concreti, come ad esempio richieste di rinvio a giudizio. Tuttavia, ha affermato Marisa Degli Angeli, la PM ha detto che la Procura continuerà a indagare sui fatti. La Procura, ha spiegato Iannuccelli, ha chiesto l'archiviazione per motivi tecnici. È chiaro, e le sue parole lo confermano, che il cuore non segue necessariamente l'ordinamento giuridico. Anche per questo siamo fiduciosi. Cristina Golinucci scomparve il 1 settembre del 1992, all'età di 21 anni. La sua auto fu rinvenuta nel parcheggio del convento dei Frati Cappuccini di Cesena, situato su una collina che domina il centro storico della città. Quel giorno, Cristina aveva un appuntamento con il suo padre spirituale, che riferì che la ragazza non si presentò. La sua sparizione è avvolta nel mistero. Erano le 14:30 quando Cristina parcheggiò la sua auto nei pressi del convento. Era una frequentatrice assidua di quel luogo, dove si dedicava anche a opere di volontariato. Negli anni 90, la scomparsa della giovane fu inizialmente attribuita a un suicidio, ma le battaglie condotte dai familiari portarono all'apertura di indagini più volte, tutte concluse con l'archiviazione. A infittire il mistero contribuì la morte di Chiara Bolognesi, 18 anni, il cui cadavere fu rinvenuto nel fiume Savio il 31 ottobre del 1992, esattamente 2 mesi dopo la scomparsa di Cristina. Le due ragazze non si conoscevano, ma frequentavano gli stessi ambienti religiosi. Anche la morte di Chiara fu archiviata come un suicidio. Tuttavia, le sue spoglie furono riesumate il 2 febbraio del 2023 nel tentativo di trovare indizi che potessero dimostrare un'eventuale correlazione tra le due drammatiche vicende, ma tali indizi non sono mai emersi. Marisa Degli Angeli ha indicato 3 predatori che potrebbero essere legati alla scomparsa di Cristina. Il più noto è Manuel Boke, un operaio di origine sudafricana che era ospite del convento. Gli altri 2 sono un infermiere con precedenti per violenza sulla moglie e un volontario spesso presente al convento, accusato da alcune ragazze di averle molestate negli anni 90, dopo la scomparsa di Cristina e Chiara. Dalle indagini non è emerso nulla a carico di questi 3 soggetti. Ad oggi, l'unico a essere recluso è Boke, attualmente in carcere in Francia, ma nessuno dei 3 risulta incriminabile, secondo gli inquirenti. Marisa ha una memoria particolare riguardo al volontario, un cittadino cesenate che vive poco lontano dal convento e sarebbe accusato di aver abusato di una ragazza minorenne, denunciato dalla madre della vittima. Oggi, la madre di Cristina continua a parlare di Boke, sostenendo «potrebbe essere stato lui perché è stato accertato che era un violentatore, oppure qualcuno potrebbe avere usato il suo nome per coprire altri soggetti». In aggiunta, allo scorso agosto, un anziano residente a Cesena ha rispolverato alcune vecchie memorie. Nei primi giorni di settembre del 1992, quando l'apprensione regnava a Cesena, vicino al convento di Ronta, l'uomo ha assistito a una scena che ha attirato la sua attenzione. Ha visto un frate alla guida di un'auto con una giovane ragazza seduta al suo fianco. L'auto si è fermata ai margini di una strada che attraversa un bosco e il frate, dopo essere sceso dal mezzo, si è tolto la tonaca.
lasciandola sul sedile del conducente. Ha poi preso per mano la ragazza e insieme si sono incamminati nella penombra della foresta. Una scena degna di un film giallo. Non è l'unica testimonianza inquietante. Pochi giorni dopo aver assistito a quell'episodio, l'anziano ha appreso che un amico aveva rinvenuto due sacchi neri nella stessa zona, da cui proveniva un odore fetido. L'amico aveva raccontato di aver allertato i carabinieri, ma di quei sacchi non si seppe più nulla. Nel corso degli anni è emerso che Boke, intercettato quasi 30 anni fa durante un colloquio con un frate del convento di Ronta in carcere, rivelò al religioso di aver saputo che Cristina aveva litigato con un frate poco prima di scomparire. Non possiamo escludere, spiega l'avvocato, che questo frate sia la persona avvistata dal Signore.